Montanari, allora Draghi oggi si appella al senso di responsabilità e dice alla politica che le cose vanno fatte perché si devono fare, quindi anche quando certe volte le scelte sono impopolari, e questo vale anche per il Green Pass che è molto criticato dalla destra, ma anche da un certo mondo di intellettuali della sinistra. Criticarlo vuol dire essere irresponsabile, siccome anche lei è critico. No, io penso che le critiche siano sempre importanti e utili, i dubbi sono preziosi in una democrazia. Noi diciamo nella Costituzione che la Repubblica è fondata sulla ricerca, che non è solo quella scientifica dei brevetti, è proprio il pensiero critico. Io ho paura del pensiero unico. Nel caso specifico io sono vaccinato, credo che i vaccini siano la soluzione, non ho firmato l'appello dei miei colleghi universitari, ma li rispetto molto e penso che sia un errore quello di demonizzarli o di tacciarli di irresponsabilità, perché è vero che le cose vanno fatte, ma è anche vero che ci sono tanti modi diversi per farlo. Allora, se per esempio si mettono in evidenza le aporie, le contraddizioni del Green Pass, non so, che si erano richiesti sulle frecce dove viaggiano ogni giorno 170.000 persone e non sul traffico interregionale o regionale dove viaggiano 6 milioni di pendolari, se si dice che è un po' assurdo chiederlo per i teatri e non per le messe, se si fanno questo tipo di critiche, credo che siano critiche che aiutano a migliorare. E d'altra parte, paradossalmente, una critica, diciamo, molto radicale al vaccino, al Green Pass, all'uso del Green Pass, può essere questa. Il Green Pass viene crescentemente percepito come un metodo sicuro. In realtà noi sappiamo che il Green Pass viene dato anche a chi non fa il vaccino, perché non lo può fare, e sappiamo che c'è probabilmente un 5% di vaccinati a cui il vaccino non fa effetto. Sui numeri italiani vuol dire oltre 2 milioni di persone. Quindi se il Green Pass viene usato per esempio ridurre troppo il distanziamento o abolire le mascherine, per esempio nelle scuole o nelle università, può essere un pericolo. Quindi le critiche possono essere da vari punti di vista e credo siano tutte utili. Sono utili, professoressa Ventura.